25 ottobre del 2023. Stiamo lodando oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Vi presento un santo mio contemporaneo, o quasi, Don Carlo Gnocchi, sacerdote, scrittore, educatore. Nacque vicino a Lodi nel 1902 e morì a Milano nel 1956. Ordinato sacerdote nel 1925, ti deve educare i giovani. Tanto che ho fatto anche capo di un'istituzione per l'educazione dei giovani. Partecipò come cappellano militare volontario e alla triste guerra greco-albanese. Allora, nel 1942 seguì sempre volontario i nostri soldati alpini in Russia, dove comprese, vide con i suoi occhi i disastri della guerra, dove muoiono innocenti, specialmente i bambini. Lo dedicò tutta la sua vita ai bambini specialmente abbandonati e mutilati, chiamato il prete dei mutilatini. Alla sua morte lasciò come testamento le sue corna per dare la vista ai due bambini ciechi. È sepolto nell'istituto da lui fondato e la chiesa annessa Santa Maria Nascente. Ecco, abbiamo sempre grandi sacerdoti che danno la vita per gli altri. Il Vangelo è secondo Luca. Capitolo 12, versetti 39-48. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non ti lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dice per noi o anche per tutti? Noi rispose: chi è dunque l'amministratore fidante e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, e lo punirà severamente e che infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendo, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto.
a cui fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. No? Dio santo e giusto, che ha fatto uguali nei diritti e doveri, ma diversi nelle proprie capacità. Chi ha di più, chi ha di meno, sia di proprietà come anche di capacità intellettuali, lavorative, perché chi ha di meno si è aiutato da coloro che hanno di più. Ecco perché a giudizio finale quelli che hanno di più saranno trattati con maggiore severità. E che è stato affidato un compito di servire, di ammaestrare, il giudizio sarà ancora molto, ma molto più severo. Il Signore parla chiaro. Certo, primo avverte che bisogna tenersi sempre pronto, perché viene nel momento in cui non ci aspettiamo, ma quando viene, ognuno, dato che il Signore ci ha dato libero arbitrio, uno deve farsi carico della propria responsabilità dinanzi a se stesso, dinanzi agli altri e soprattutto dinanzi a Dio.